Cristian Di Nicola, capitano del Peschiera Smile, che torna in vetta al campionato. Siete addirittura adesso soli in vetta a questa beata solitudine, perché quelli della notte non è andato oltre un pari 0-0 contro l'Ecogas Peschiera United. Tu eri squalificato questa settimana, ma comunque la formazione del mister Martorella si è imposta 4-1 a San Buceto. Miglior regalo sotto l'albero non lo potevate trovare. Sì, Alessandro, era un nostro obiettivo, ci siamo riusciti, noi in cuor nostro pensavamo di poter tornare primi da soli prima di Natale, siamo molto contenti, ora dobbiamo continuare così, abbiamo le prossime due partite per laurearci campioni d'inverno abbastanza ospite, soprattutto l'ultima con lo Sporting, però ce la vogliamo mettere tutta per non mollare questo primo posto in solitario, quindi lo Schalke 04 supera il Real Madrid. Vogliamo che lo Schalke vinca il campionato a dispetto di tutti i pronostici. Il proposito dunque per l'anno nuovo è quello di continuare a giocare in questo modo, conquistare punti, anche perché visto appunto il più 2 in classifica sulla diretta inseguitrice, adesso tornate padroni del vostro destino. Assolutamente sì, in realtà siamo a più 3 perché con la Coppa Disciplina al momento siamo primi anche su quel fronte là. Siamo contenti, il gruppo è competitivo. Io sento parlare giustamente dei Big, Otto, Zauri, però vorrei anche fare un plauso a tutto il gruppo storico che comunque si è dimostrato competitivo. Io ieri per esempio ero squalificato, non ho potuto giocare, ma chi ha giocato al posto mio so che ha fatto una gran partita, per cui questo dimostra che nonostante i Big, Peschiera Smile è fatto anche di altri ragazzi che fanno giocare a calcio e questa è una cosa che ci tenevo a sottolineare perché giustamente molte volte i riflettori sono puntati, come dicevo, sui Big, però Peschiera Smile è fatta di 20-25 ragazzi che ogni giovedì si allenano e siamo, insomma, sono tutti quanti molto bravi, per cui siamo intercambiabili e il mister ha possibilità ampie di scegliere, chiunque va in campo fa il suo in maniera direi egregia. Devo confermare questa tua affermazione, perché il Peschiera Smile nei primi 2 anni di storia ha vinto un campionato cadetto, ha ben figurato la scorsa stagione nel massimo campionato. Quest'anno chiaramente la campagna acquisti è stata importante anche e soprattutto sotto il profilo mediatico e poi anche in campo, perché comunque i vari Oddo, Zauri, Antonelli, Ruscitti, quando calcano il rettangolo di gioco, sicuramente non si tirano indietro. Come dicevi però giustamente tu, io credo che la dimostrazione più importante c'è stata a Nocciano, dove non c'era nessuno dei, tra virgolette, big, mancava anche il mister Martorella. Avete vinto 3-2 contro una squadra che non sta affrontando un periodo difficile, ma vincere a Nocciano è sempre ostico per tutti, quindi ti rinnovo i complimenti. Assolutamente sì, ti dicevo, è chiaro che loro, i big, come li chiamo io, il loro apporto è innegabile, quando scendono in campo siamo ancora più forti, però come dicevi giustamente tu, anche a Nocciano, dove praticamente eravamo molto rimaneggiati, abbiamo gestito la gara in maniera tranquilla, questa dimostrazione del fatto che il gruppo storico, lasciami dire, si sa sempre ben comportare. È chiaro che poi con il valore aggiunto che sanno dare i vari Oddo, Zauri e Ruscitti, il nostro obiettivo è declarato, è quello di vincere il campionato in maniera abbastanza tranquilla, lasciami dire. Ti ringrazio e ti faccio gli auguri di buone feste. Buon Natale a tutti e complimenti a voi per l'apporto che date quotidianamente a questo campionato che ci tiene tutti quanti.